Oltre 100 canonisti provenienti da tutta Italia si sono ritrovati ad Arezzo per discutere di matrimonio canonico e culture, ovvero come questo istituto venga vissuto nelle varie parti del mondo, evidenziando anche differenze significative tra ogni singola realtà. Un approfondimento prodromo del sinodo sulla famiglia indetto da Papa Francesco che si svolgerà in ottobre. All'iniziativa hanno preso parte anche il cardinale Francesco Cocco Palmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, e il cardinale Velasio De Paolis, presidente emerito della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. C'è una, diciamo così, una sofferenza all'interno dell'istituto matrimoniale che molti identificano con la debolezza appunto vissuta proprio dal matrimonio stesso come istituto. Questo è vero fino a un certo punto perché l'esperienza insegna proprio all'interno poi dei tribunali da dove si va a sviscerare le problematiche che hanno portato ad un fallimento matrimoniale, si va a vedere come più che l'istituto in se stesso c'è una debolezza strutturale, antropologica e culturale, poi si riverbera inevitabilmente anche nel matrimonio. Secondo giorno di convegno ad Arezzo, qual è l'elemento a suo modo di vedere più interessante che sta venendo fuori da questa riflessione? È una realtà che diciamo conosciamo poco e ci fa capire effettivamente che negli altri paesi esistono situazioni completamente diverse da quelle che viviamo noi regolarmente. Esistono matrimoni, più matrimoni da parte di una stessa persona e il modo di affrontare il rapporto coniugale. E poi c'è anche un altro aspetto, secondo noi, che nella nostra cultura è scomparsa quasi del tutto, questa figura del maschilistica.